Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come starete notando da questi primi istanti di questo video, sto variando un po' i colori della nostra maschera grafica perché il mio fido Claudio mi ha dotato di una quantità di colori per questa grafica veramente illimitata e quindi penso che li farò variare un po' da puntata in puntata, giusto per divertirci un po' e rimanere sempre all'avanguardia anche dal punto di vista estetico. Una piccola precisazione. Allora, mi è stato domandato più e più volte perché non riuscite a giocare in VGC 16, cioè con i vari Groudon, Kyogre, Mewtwo, Xerneas, eccetera, in Battlespot. Bene, allora, dal 19 luglio 2016 non è più possibile giocarci. Infatti, come potete vedere, io sto giocando e girando i video in Battlespot Double, che sarebbe il vecchio VGC 15, perché il Battlespot Special è stato sostituito. Ora non entrerò nel merito della questione, che io trovo un'idiozia levare dal Battlespot il formato che si sta giocando tuttora ai tornei ufficiali. Però così è, quindi se vi volete allenare su console lo potete fare come lo sto facendo io tranquillamente in Battlespot Doubles, però è un metagame diverso da quello che verrà giocato alle Premier Challenge. A me fa molto comodo giocare invece proprio in Battlespot Doubles, cioè col VGC 15, perché il torneo World Cup VGC è ancora in corso, l'Italia soprattutto è ancora in corsa, e quindi io mi devo allenare ancora spero per molto tempo in questo formato per poter dare il meglio poi alle partite che riguardano la nazionale. Oggi andiamo a giocare un team che nella stagione scorsa ho giocato e preparato appositamente per il regionale di Roma. Regionale di Roma che non andò male, però non andò neanche bene, perché non feci top 8 e quindi mi persi gran parte del bottino. Feci top 16 ma non bastò, conclusi con 5-2 e persi contro il buon Flavio del Pidio, che se ci sta seguendo saluto. In quell'occasione Flavio ti ho odiato tanto, persi contro uno Swagger Team, insomma il buon Flavio non aveva un buon matchup e cominciò dal turno 1 a fare Swagger su tutti e io non ho attaccato, praticamente ho fatto il primo attacco al turno 3, quindi quando ormai la partita era compromessa. Questo per dirvi che questo team è davvero buono, anche se a prima vista può sembrare un po' strano. Il concetto di base qual è? Mettere la Rain in un metagame dove ci sono tanti Landorus, tanti Iatran, e con chi sfruttarla? Non con Kindra, non con altri Swimmer, ma con Seismitoad, che è tipo terra. E quindi in un metagame dove, stavo dicendo, ci sono Landorus, Iatran e, finisco la frase, Tundurus, un Pokémon che non ti tocca perché sei tipo terra, mi piaceva l'idea di sfruttarla con uno che non poteva essere paralizzato. Seismitoad è la chiave un po' di questo team, nonostante sia il Pokémon più debole a prima vista. E poi ho voluto un po' celare questo discorso della Rain, anche se un occhio attento potrebbe non sfuggire questa cosa, levando Politoed e mettendo la Rain con Sableye. Quindi questo team ha due core. La core, diciamo, Kanga, Seismitoad più uno dei tre nella colonna destra, giocando con la Rain, oppure si può giocare banalmente come se fosse un normale good stuff, un Kanga Sableye, Breloom Tundurus, Kanga Breloom Tundurus Aegislash, insomma ha davvero molte molte combinazioni. Andiamo subito a vedere come si comporta. Allora, 1591 Giappone, abbiamo un Rain con Gardevoir, Zapdos, Crocodile. Questo, se non erro, è il team che giocò tempo addietro il mio amico Enosh negli Stati Uniti, ai più conosciuto col nickname di Human, grandissimo giocatore, che portò appunto alla ribalta Zapdos e Crocodile, vincendoci, se non ricordo male, un regionale tra l'altro. Allora, quello Zapdos e uno dei due è Choice Scarf, Ludicolo e Politoed. Allora, qua per noi può essere una bellissima idea partire con Kanga, quindi Kanga sicuramente. L'altra certezza che potrebbe un po' farci comodo è Sableye, nonostante il nostro avversario abbia Gardevoir, ma io posso piazzare dietro una Aegislash. Sto pensando se giocarmi la core da Rain oppure no. Qua forse non è la cosa più consigliata da fare, perché abbiamo Ludicolo e poi più che altro perché per mettere la Rain dovrei portare Sableye, che in pratica viene shottato da Gardevoir.
Non a caso, appunto, nel team ho una Edgelash con Safety Goggles, proprio per fare da toppa sia alle debolezze, erba, quindi spore varie per Seismitoad e per tipologia A, il tipo Fata. Io partirò Kanga, Breloom, noi dobbiamo andare a spammare delle belle paralisucce. E dietro penso che porterò Tundurus e Aegislash. Sto pensando se Kanga... No, va bene così, dai, proviamo così. Quindi non porto a questo giro Seismitoad. Andiamo a giocarci la core non Rain di cui vi parlavo precedentemente. Abbiamo la musica dei cani leggendari, una delle colonne sonore più belle, secondo me. Ok, il nostro avversario parte con una lead pesante per quanto riguarda l'offensività, cioè con full rain. Beh, un po' non dispiacerci, ragazzi. Allora, questo, ripeto, è un Kanga VGC 15, quindi è un Kanga con scrappi, no, con nervi saldi, non con inner focus. In questo caso ci avrebbe fatto forse più comodo inner focus, ma lasciamo fare. Io penso che il nostro avversario sia molto più impaurito da Breloom, perché potrebbe prendersi una spora. Allora, io ho anche l'opzione di proteggere con Kangaskhan. Nel frattempo, Mega Evolvo. Se sparo doppia Protect, dopo che faccio? Dopo faccio male. Bene, doppia Protect. Doppia Protect è solitamente una mossa banale, ma che in questo turno sembrerà quasi una cosa a sorpresa, perché Kangaskhan raramente ha protezione. Ma io l'ho voluto dotare di protezione proprio perché Kangaskhan è molto importante in questo team, deve rimanere tanto sul terreno per poter aiutare Seismitoad a fare dei danni o belli. Vediamo qua su chi aveva fatto Fake Out. Su Kanga, ok, e poi Ice Beam su Breloom. Ma aveva diversificato l'investimento sbagliando, tra l'altro, perché io qualora avessi fatto... Innanzitutto, qualora fossi stato un Inner Focus, avrei banalmente fatto Fake Out senza mai evolvere, e poi avrei potuto tranquillamente sparare poi contro Politoed. Allora, io qui faccio... Dietro ho Aegislash e Tundurus, quindi io devo sparare. Ritorno dritto per dritto sul ludicolo, e poi faccio spora, non Bullet Seed, su Politoed. Probabile che adesso lui attacchi doppio Breloom. No. Ok, non arriva il Burn, quindi noi, se non arriva nemmeno il congelamento, possiamo dire che abbiamo... Se non si scongela lui, non mi scongelo nemmeno io. No, roba da matti. Pazzesco. Vabbè, andiamo avanti. Avevo fatto spora su Politoed, quel Politoed dormiva, e la partita era praticamente già vinta. Ma non scomponiamoci. Bisogna portare a casa anche questo tipo di partite. Allora, nel frattempo gli abbiamo buttato giù Ludicolo, che non è una cosa malvagia. Ok, lui di tutte le cose che ci può copiare, ci... copia anche Parental Bond. Allora, io qua sparo, ritorno nuovamente su Gardevoir e provo a vedere se mi vado a scongelare con Breloom. Vediamo un po'. Quindi, ritorno su Gardevoir, che se non ha una spread bulky muore. E poi perché, insomma, ho visto che il mio avversario ha fatto un attacco su Breloom fregandosene del fatto che ha giocato sempre con la Sash, quindi probabile che non sia di un livello molto 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 alto. Qui arriva la Protect, scontatissima. Voi immaginate questo match con il Breloom vivo. Va bene, ok. Quello è un Politoed Scarf, perché ha attaccato prima di Kanga. Quindi noi abbiamo adesso uno switch-in pulito con il nostro Aegislash.
Io vado a sparare, a proteggere con il buon Kanga. E poi sparo o Shadowball o Flash Cannon. È molto importante questa scelta perché quel Gardevoir potrebbe sostituire. Non è detto, perché forse al nostro avversario non verrebbe sostituire Politoed che è locato su mossa ghiaccio e io ho Aegis Slash in campo. Però potrebbe essere che decida di sacrificare. Diciamo, potrebbe pensare così di sacrificare Politoed. E quindi è molto importante scegliere se fare Shadow Ball perché magari dietro a Crocodile, scusate, perché magari dietro non a Crocodile, oppure Flash Cannon perché ti va a buttare Crocodile. Allora, io contro il mio team cosa porterei? Politoed, Ludicolo. Beh, Zapdos, conviene fare Shadow Ball perché alla fine della fiera potrebbe entrare Zapdos tanto quanto potrebbe entrare Amongus. Quindi Shadow Ball. E infatti sostituisce ed entra Crocodile. Ok, io ho fatto ovviamente Shadow Ball. Peccato. Una cosa importante per noi è il fatto che quel Crocodile non è Choice Scarf, può essere che sia un Crocodile. Non è nemmeno Assault Vest perché ha preso un bel danno, quindi quel Crocodile può. Allora, non è Assault Vest, non è Choice Scarf, ma quello che ci interessa a noi soprattutto è che non sia Choice Scarf. Questo Kanga, come vi ho detto, è molto importante. Io levo Kanga e proteggo Aege. Allora, senza congelamento noi avremmo potuto tranquillamente moderare questa partita, Politoed avrebbe dormito. Avrei fatto Power Up Punch, sarei andato a più 18.000 con Kangaskhan e sarebbe finita. Ma comunque può essere un buon allenamento anche riuscire a sopperire a questi sculi. Tundus ci prende Gelo Raggio. Ok, non si prende granché. Rock Slide, Tundus la evita. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Avrei preferito magari non essere congelato e prendere questa slide. Io qua posso fare Thunder Wave su Politoed. Così che intanto lo lasciamo più lento del nostro Kanga. E si spara Flash Cannon su Crocodile. Andremo a prendere probabilmente un knockoff che farà molto male. Ma non possiamo fare altrimenti. L'alternativa è buttare Kanga a morire. E non è una cosa che ci possiamo permettere. Qua riarriva il gelo raggio su Tundurus. Mi becco la Citrus. Non penso arriverà Frana. È da augurarselo, ma non penso arriverà Frana. Esatto, arriva Kronkoff che sono assolutamente in grado di reggere. Se ne va alla Safety. Buonissimo, bene. Ok, quindi siamo 2 contro 2. Io devo far morire questo Tundurus. Potrei. Allora, io posso sparare fulmine su Politoed. Ma a me fa più comodo la paralisi su Gardevoir. Uno, per non essere in spittai dopo con Kanga. Due, perché io so già cosa andrò a fare il prossimo turno. Io, prossimo turno, mi muore Tundurus. Rientro con Kanga. Il mio avversario, probabilmente per paura di un fake out più Flash Cannon, proteggerà Gardevoir. Io devo andare a fare doppio attacco su Politoed, quindi non ho bisogno di fargli un danno di fulmine, che probabilmente nemmeno arrivo a fare. Ok? Qua vabbè, protegge, evita la paralisi. Io spero che mi arrivi Gelo Raggio su Tundurus. Stavo dicendo, avrei preferito paralizzare Gardevoir perché qualora lui non facesse questa mossa,
se lui ora avesse fatto Hyper Voice poteva proteggere e quindi mi faceva comodo una percentuale eventuale di paralisi. Però io adesso ho visto che il nostro avversario ha fatto Protect, ha sbagliato, perché adesso noi facciamo Fake Out, che lui pensa noi non abbiamo, perché non abbiamo fatto al primo turno, e facciamo Flash Cannon più Shadow Ball, anzi mi sembra di più Shadow Ball, tutto su Gardevoir. E poi dopo siamo in 2 contro 1 o 1 contro 1 con lui lockato su giallo raggio. Se mi fa giallo raggio su Aegislash potrei morire in forma spada, ma poi sono comunque in grado di reggerlo, salvo congelamenti, con Kanga. Qua ecco che non si aspetta il fake out. E il nostro Aegislash finisce l'opera. 1, 2, 3. Ok, arriva anche la paralisi. E noi ci siamo portati a casa 2-0, un match tutt'altro che scontato per via di quel congelamento al turno 1. Wow! Molto bene. Molto bene. Alla fine, insomma, può essere un insegnamento per non abbattersi anche quando arrivano le sfighe più grandi, perché il congelamento è sicuramente la cosa peggiore che ti può succedere in una partita. Andiamo avanti. 1551 jump. Allora, wow, Smirgo livello 1. Io li odio questi team, ma li odio pesantemente. Marowak. Però a questo giro dalla nostra parte abbiamo un Sableye con Taunt Priority più Confusion Ray, che noi portiamo direi subito. Camerupt, Bronzong e Aboma. Allora, Sableye subito tutta la vita. Poi un'altra cosa che può dare noi a questo tipo di team, cosa può essere? Il multi-hit potrebbe dargli molto noia. Quindi io potrei partire con Sableye e Breloom, che è una lead inconcepibile, non avrebbe senso contro team normali, ma che qua potrebbe dare molto noia perché ho la spora. Il multi-hit per quel sicuro Sash Smeargle che vuole fare Endeavor. Ho il Taunt. Se lui porta Camerupt posso fare Rain Dance e poi entrare con qualcos'altro, posso anche banalmente sporarlo. Abomasno, ho bisogno di un ingresso per Abomasno, quindi porterei quasi quasi Aegislash. Kangaskhan, che facciamo? Lo portiamo? Lo portiamo, ma dobbiamo fare male subito a quel Dusclops. Il povero Seismitoad rimane ancora una volta in panchina, ma qua non mi posso certo giocare la Call Rain. Precedentemente per altri motivi. Adesso, insomma, perché abbiamo di fronte un team molto particolare che necessita determinate e ben precise contromisure. Allora. Molto probabile, molto probabile, che quello Smirgolo adesso protegga. Cioè non penso a fare Dark Void così dietro quel dito. Potrei rischiare. C'è una parte di me che mi dice di fare provocazione e spora tutto su Bronzong. Un'altra parte di me mi dice forse è meglio fare Ballet Seed su Smeargle e tauntare. Facciamo così. Male. Dopo abbiamo la paralisi. Vabbè.
Vediamo se sei Lumo o se sei Mentalerb. Sei Mentalerb. Ok, per quello volevo fare ambedue su Bronzong. Comunque, noi adesso facciamo sostanzialmente i bastardi, perché andiamo a fare Confusion Ray. Vediamo se si aumenta. Ecco. Ragazzi, potete annoverare questa partita fra le mie partite più fortunate. O forse no. Allora, io vado a tauntarlo, perché la Mentalerb o ce l'ha l'uno o ce l'ha l'altro, dato che l'abbiamo già sgamata, tra virgolette, a Bronzong, eh? Quindi vado a fare taunt. Però taunt lui me l'ha visto, quindi non fa Dark Void. Io gli faccio Confusion Ray, bastardissimo, e Protect con Bronzong. Perché se lui mi fa Endeavor più Gyro Ball su Bronzong, mi tira giù. Beh, hai voluto portare Smeargle con Altalena e io ti faccio soffrire adesso con tutte queste confusioni. Benissimo, si è giocato il Sash. E lui ha fatto Gravity. Ok. Nel frattempo i turni di Trick Room sono due. Attack Rose, Special Defense, tirati su, come dice. Allora, se io faccio entrare quel Mac Punch è finita. Io faccio Will-O-Wisp. Su Bronzong e Mac Punch su Smith, che speriamo di prendere, perché si è aumentato l'evasiveness. Nel frattempo mi segno Trick Room 1, 2, 3, 4 e 5. Due se ne sono andati e il terzo ce lo giochiamo adesso. Lui leva, giustamente. Entra Marowak. Ok. Hypnosis. Me la dovevo aspettare perché ha fatto Gravity. Me la dovevo aspettare. Vabbè. Abbiamo forse tempo per svegliarsi. Forse no. Ma speriamo di sì. Protect ancora. E Will-O-Wisp su Marowak, questo turno lo dormo. Lui sicuramente va a fare Ossomerang. E quindi poi se ne andrà il quarto turno. Io gli facevo taunt a quei Bronzong, era molto meglio, non mi prendevo il sonno, adesso potevo whispare. Ma ho avuto paura di una Gyro Ball su Breloom, ma era un male minore onestamente, ho sbagliato. Adesso mi aspetto la mossa terra da parte. Allora. Io non proteggo. Già protetto precedentemente, voglio dire, non tento la doppia profit. Non la sento perché se mi fa doppio come ha fatto, forse posso reggerlo. Ma più che altro perché ho paura magari che mi possa fare sia Ossomerang sia Ipnosi, sempre nella slot di Breloom. Qua nel frattempo ci svegliamo. Un piccolo colpo di fortuna a parte nostra, ci siamo svegliati dopo solo un turno. E quindi beh sì, adesso siamo decisamente in grado di reggere tutto. Come vi dicevo, Breloom Sableye sono una coppia che va a mettere. Ecco, con Breloom rimango flinciato, ma non ci sono problemi, perché ambedue i Pokémon dell'avversario sono scottati, la Trick Room è finita e io adesso ho un pulito provocazione su Bronzong, un pulito semitraglia su Marowak
E adesso, insomma, mi avezzare molto messo male. Come vi dicevo, Sablai e Vrelom per questa tipologia di team sono la miglior lead possibile, che vanno a mettere secchi secchi di sabbia negli ingranaggi di queste strategie un po' complicate dei nostri avversari. Perché abbiamo una priority, abbiamo più status, abbiamo lo scottature, abbiamo l'addormentamento, abbiamo confusion ray, abbiamo provocazione. Abbiamo l'attacco multi-hit contro i Sash livello 1, insomma, abbiamo tutto. Questo, ottimo. E quindi Marowak se ne va. Probabile che adesso rientri Bronzong, quello Smeargle faccia fake out. Provando, ma insomma, scaduta anche la gravity, vediamo cosa si aumenti. Attack Rose, diminuisci la speed. Ma ci interessa. Non ci interessa. Non vedo come il nostro avversario adesso possa provare a vincerla. Io vado a fare Confusion Ray e Protect. Confusion Ray lo facciamo ovviamente su Camerupt, non abbiamo fretta. Tanto quello Smeargle adesso o fa fake out o se ne va, e noi dopo abbiamo la spora su Camerupt. Esatto. Anche qualora Camerupt riesca a uscire dalla confusione subito, a attaccare e farci fuori Sableye, noi poi tanto possiamo tranquillamente entrare con Kanga e moderare poi il discorso. Partita molto intensa, eh? Con questo non sto dicendo che è già vinta, ma sicuramente mi chiedessero da che parte vorrei stare. Vorrei stare dalla parte di Sableye e Vrelom. Heatwave. E qua Sablai ci saluta, perché tu eri di Camerupt, è tanta tanta roba. Allora, Kanga, ricordiamoci che noi dietro abbiamo Aegislash, che non è nemmeno male in questo caso. Facciamo fake out su Bronzong. E spora su Camerupt. Non so, avversario ha un po' le mani legate, perché se entra con Smeargle dietro a qualcuno prende o la spora o muore da fake out. Se rimane e protegge il turno dopo, io rifaccio quello che ho fatto adesso. Crit di bruciapelo. Ok, e Camerupt, ricordiamoci, è sempre anche confuso, eh? Io penso che attaccherò doppio Camerupt, perché la percentuale che lui si svegli subito e riesca anche ad attaccare da confuso è abbastanza irrisoria. Lo devo far fuori perché poi è l'unico che fa dei danni. E quindi se io lo tiro giù, noi abbiamo vinto. Quindi non mi interessa se quel Bronzong va a rimettere la Trick Room. Tanto male male dopo per Smeargle abbiamo Mach Punch, abbiamo Mach Punch anche per Bronzong, insomma. Trick Room, va bene. Forse muore addirittura, mi sa, però per un pelo no. Però potrebbe.
Noi facciamo in ogni caso doppia protect. Beh, l'abbiamo gestita bene, tutto sommato. L'abbiamo gestita bene, Sablay e Brelom sono una coppia veramente, veramente noiosa, come vi dicevo, per questa tipologia di team. Non sono una lead diffusa e non lo è proprio nemmeno per questo team, ma in questo caso era quello di cui noi avevamo bisogno, quindi. Ok, Bronzong muore, noi qua abbiamo Mach Punch. A meno che non siamo aumenti le vasine. Ok, accuro. Partita finita, 3-0, non abbiamo nemmeno mai tirato fuori a Aegislash. Buono, vincere abbastanza facilmente contro questa tipologia di team non è mai, scusatemi il gioco di parole, facile, semplice, però ce l'abbiamo fatta. Questo è un team con due Taunt, Prankster, Brelom, Kanga, Aegislash, che generalmente sbriciola tutti i vari setter di Trick Room, quindi non è proprio stato fortunato il nostro giapponese a trovare noi, che giapponese che disconnette. Vabbè, l'hai vista così, per me si fa in un'altra maniera. Ragazzi, io vi saluto. Oggi due partite sole, non voglio andare oltre perché sennò viene un pappardellone troppo lungo. Abbiamo fatto due match abbastanza intensi, ambedue, quindi insomma è come se fossero stati quattro match e non tre. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Ditemi cosa ne pensate di questo team. Se vi piace l'idea del Manual Rain con Seismitoad, che purtroppo non avete visto all'opera, prometto che magari potrebbe essere una bella idea riportarlo. Questo team, se non vi annoia rivedere lo stesso video sullo stesso team. Poi iscrivetevi al canale perché siamo alle porte dei 5.000. Se riuscite a farmi fare 5.000 entro giovedì, già giovedì io sparo. Lo speciale 5K, che è uno speciale carino e divertente, leggero da vedere, che penso vi piacerà molto. Se no, vorrà dire che aspetterete. Grazie a tutti, ragazzi, è stato un piacere. Ciao.